verso in padella un paio di cucchiai d'olio. Aggiungo uno spicchio d'aglio e lo faccio dorare. Ora che l'aglio è biondo, aggiungo 200 g di pomodorini, un pizzico di sale, qualche foglia di basilico e lascio cuocere per circa 10 minuti. Aggiungo ora 100 g di olive che ho denocciolato. Poca acqua e lascio insaporire tutto per altri 5 minuti. Ho messo sul fuoco l'acqua per gli spaghetti. Ora che bolle aggiungo il sale e 200 g di spaghetti, nel mio caso integrali, voi mettete quelli che preferite. Li farò cuocere il tempo indicato e poi li scolerò al dente. Metto gli spaghetti in padella, aggiungo un po' d'acqua di cottura, faccio saltare. E possiamo già impiattare. Termino ora con un po' di stracciatella. Del basilico fresco. E i nostri spaghetti alle olive, pomodorini e stracciatella sono pronti. Metto a lessare 5 o 6 grandi zucchine che ho già lavato e privato delle punte. E le faccio lessare per 15 minuti. Ho scolato le zucchine e le ho fatte raffreddare un po' sotto l'acqua fredda. Ora le divido nel senso della lunghezza e con un cucchiaino le svuoto e raccolgo la polpa in un piatto. E sistemo poi le zucchine sulla teglia che ho leggermente unto. Con una forchetta schiaccio la polpa delle zucchine. Metto poi la polpa delle zucchine, la mescolo con questi 150 g di ricotta. La condisco con un pizzico di sale, uno di pepe, due cucchiai di parmigiano, un po' d'origano, 3-4 pomodori secchi che ho tagliato a pezzetti e una decina di olive, sempre a pezzetti. E mescolo tutto. Questo sarà il ripieno per le zucchine. Condisco anche le zucchine con un pizzico di sale e le cospargo di pan grattato. E utilizzo poi questo ripieno per riempirle. Ancora un po' di pan grattato in superficie. Un filo d'olio. E in forno a 200 gradi.
Ed eccole pronte. E le nostre zucchine ripiene di ricotta sono pronte. Thank you.